Buongiorno, grazie per i feedback. Allora, io vi do il benvenuto, state entrando man mano, siete numerosi, aspettiamo un numero elevato di partecipanti. Allora, io vi do il benvenuto a questo webinar, dal titolo Il procedimento in autocertificazione. Come vedete naturalmente anche dalla slide proiettata. Allora, io sono Norina D'Agostini del Forma SPA e vi darò supporto in questa, insieme alla collega Corinna Lupori in questo evento online. Allora, prima di lasciare la parola al relatore di oggi, faccio una piccola breve introduzione. E dunque, questo incontro, questo evento online fa parte di un percorso di informazione e approfondimento in materia di semplificazione, inerente appunto il procedimento unico gestito dal SWAPE della Regione Sardegna. Questo percorso di informazione e approfondimento in materia di semplificazione si inserisce nel progetto PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione. Questi sono gli eventi online realizzati appunto per questo progetto, per questa tematica sul procedimento unico. Il primo è stato realizzato il 4 novembre e l'argomento era appunto quello della generalità sul SWAPE e sul procedimento unico. Il 2 dicembre, appunto quello di oggi, come sapete, tratta il tema il procedimento in autocertificazione e poi è previsto un ulteriore incontro, un ultimo incontro il 14 dicembre, il procedimento dal titolo Il procedimento in conferenza di servizi. Dunque, il progetto supporta l'operatività della riforma in materia di semplificazione, fa parte insieme all'altro progetto Delivery Unit Nazionale di progetti voluti dal Dipartimento della Funzione Pubblica che ha dato mandato appunto al Form SPA di realizzare questo progetto supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione e vediamo velocemente quali sono i temi per webinar e focus dai centri di competenza che curano la progettazione, la programmazione, la realizzazione di questi incontri e che ad oggi sono il procedimento unico all'interno del SWAPE, sportello unico attività produttive ed edilizia, la semplificazione dei controlli sulle imprese, misure di semplificazione zone economiche speciali, rigenerazione urbana, la semplificazione delle procedure in materia ambientale, valutazione di impatto ambientale ed energie rinnovabili, modulistica semplificata e standardizzata relativi alle attività di impresa, norme regionali di semplificazione. Questi sono i centri di competenza coinvolti: Friuli Venezia Giulia, Calabria, Molise, Sicilia, Campania, Sardegna, quindi le regioni, diciamo così, coinvolte nel progetto. I centri di competenza, dunque, nel dettaglio, il progetto fornisce supporto alle amministrazioni regionali per la costituzione di centri di competenza regionali per la semplificazione, nei quali operano esperti delle amministrazioni ed esperti del progetto. I centri di competenza erogano assistenza e affiancamento in presenza e a distanza alle amministrazioni per la risoluzione di problematiche attuative delle misure di semplificazione e la gestione di procedure complesse. Andiamo avanti con altre informazioni sui centri di competenza. Questi si sono rivelati strumenti particolarmente efficaci per sviluppare la capacità amministrativa delle amministrazioni e riconosciuti in ambito di programmazione. Il Centro di Competenza Regionale per la Semplificazione è inserito nel piano di rafforzamento amministrativo della Regione Friuli Venezia Giulia e della Regione Siciliana e nel piano strategico regionale della Calabria, Campania, Sicilia, Molise come strumento di semplificazione amministrativa dell'area ZES, zone economiche speciali. Calabria, Campania, Molise e Sicilia hanno già individuato nel Centro regionale di competenza per la semplificazione lo strumento per la realizzazione del percorso di semplificazione nelle aree ZES.
Qui vediamo appunto alcune delle tematiche e dei temi trattati nel corso appunto di questo, nell'ambito di questo progetto. Andando avanti velocemente, così lasciamo spazio al relatore. Qui vediamo la pagina di eventi PA che appunto riporta le attività di formazione tra webinar e seminari svolti nell'ambito del progetto. E qui veniamo proprio più in dettaglio, vediamo quale sarà l'argomento di oggi. Dopo questa mia breve introduzione lasceremo la parola naturalmente a Massimo Pugioni e come di consueto dedicheremo una mezz'ora alla risposta, a rispondere alle domande che vorrete porre in chat. Quindi potete utilizzare la chat generale appunto per le vostre domande, le vostre osservazioni da sottoporre al dottor Massimo Pugioni. Alle 11:30 è prevista la conclusione del webinar, quindi staremo insieme un'ora e mezza. Dunque, questi sono più nel dettaglio i temi che tratterà il dottor Pugioni, ambito di applicazione del procedimento in autocertificazione, il rilascio della ricevuta definitiva, termini di efficacia del titolo abilitativo, le verifiche di merito, la richiesta di integrazioni documentali, lo strumento della riunione tecnica, l'emissione di provvedimenti prescrittivi, scusate, e interdittivi. Dunque, come vi dicevo, potete utilizzare la chat per sottoporre le vostre domande al dottor Pugioni, potete utilizzare la chat anche per segnalarci eventuali problemi di natura tecnica, quindi se non vedete o non vedete bene le slide o non sentite. Vi ricordo che l'evento online di oggi sarà come di consueto registrato e la registrazione e le slide saranno messe a vostra disposizione sul sito di Eventi PA, nella pagina dedicata chiaramente a questo evento in particolare. A questo punto io vi auguro buon lavoro, lascio la parola al Eccomi. dottor Pugioni a cui chiedo di appunto eccolo qua. Grazie, dottor Pugioni. Allora io chiudo la mia webcam e faccio naturalmente. Grazie, buongiorno a tutti. Oggi vediamo, diciamo, la seconda parte del corso di alfabetizzazione sul procedimento su APE nell'ambito della Regione Sardegna. Quindi nella giornata di oggi vedremo di approfondire il funzionamento del procedimento in autocertificazione. Ricordo che la volta precedente abbiamo visto le generalità sul procedimento unico. Mentre la prossima volta, che sarà il 14, approfondiremo il procedimento in conferenza dei servizi. Questo è, diciamo, un webinar tarato sulla normativa regionale della Sardegna, per cui lo dico perché se ci fosse qualcuno che chiaramente ci segue al di fuori dell'ambito regionale sardo, ci sono tanti principi di funzionamento che ritroviamo anche nella normativa nazionale, però bisogna tenere conto che ci sono un po' di particolarità che si discostano in parte da quello che è il quadro della normativa statale, perché la norma regionale sarda è un pochino più specifica, entra un po' più nel dettaglio su alcune cose e diciamo un pochino più precisa e diversa in qualche senso anche dalla normativa statale. Allora, le tipologie di procedimento che sono previste dalla normativa su APE in ambito regionale della Sardegna sono il procedimento in autocertificazione e il procedimento in conferenza di servizi, sostanzialmente. Poi abbiamo altre tipologie di iter che si applicano su specifiche tipologie di pratiche, come gli accertamenti di conformità, in generale le sanatorie edilizie in cui è necessario il rilascio di un atto di assenso espresso, la proroga dei titoli abilitativi e la richiesta di parere preliminare. Questi li vedremo eventualmente la prossima volta, così come il procedimento in conferenza di servizi che approfondiremo durante il webinar del 14 dicembre. Oggi ci concentriamo sul procedimento in autocertificazione
che è suddiviso in due, diciamo, sottotipologie, autocertificazione a 0 giorni e autocertificazione a 30 giorni, e si applica ogni qualvolta, ci dice la norma, la valutazione sulla conformità dell'intervento previsto dal cittadino prevede la totale assenza di discrezionalità e l'assenza ovviamente di provvedimenti formali previsti dal diritto dell'Unione Europea. Comprende quindi al suo interno sicuramente tutte le scia dell'articolo 19 della legge 241, ma ha un campo di applicazione più ampio rispetto a quello della scia, perché si applica ogni qualvolta non c'è discrezionalità. Per individuare qual è la corretta tipologia di iter da applicare ad ogni pratica, dobbiamo, diciamo, abbiamo una serie di strumenti che vengono messi a disposizione diciamo, dal sistema regionale su APE. Il primo è quello di consultare la tabella di ricognizione dei regimi amministrativi, l'allegato B alle direttive su APE, che troviamo comunque reperibile nel portale Sardegna Impresa sotto il menu Sportello Unico Normativa. Qui per ogni adempimento, per ogni titolo abilitativo, vedete, è individuato, nell'esempio abbiamo qui per esempio le industrie insalubri, è individuato la fattispecie che è soggetta all'adempimento, dopodiché vedete in questa seconda colonna abbiamo diciamo, l'iter amministrativo che è individuato dalla norma di settore, e nella terza colonna qual è la tipologia di procedimento su APE che si applica all'interno del procedimento unico. Per cui, vedete, per esempio, industrie insalubri di seconda classe o di prima classe ubicate all'esterno del centro abitato, la norma prevede una comunicazione con preavviso di 15 giorni. Questo è l'articolo 216 del Regio Decreto 1265 del 34, che è, diciamo, trasposto nell'ambito del procedimento unico su APE, si declina con un procedimento in autocertificazione a 0 giorni. Quindi trovate sempre, vedete, dove si applica l'autocertificazione, se a 0 o a 30 giorni è precisato anche se con o senza asseverazione, e dove si applica la conferenza di servizi. E poi nel caso della conferenza di servizi, ma questo lo vedremo meglio la prossima volta, ci dice anche se si applica il tacito assenso in conferenza di servizi, e quindi se l'ente non risponde, se si applica o no il silenzio assenso, e se si applica il silenzio assenso ai sensi dell'articolo 20 nei confronti del cittadino, ma questo lo vediamo, ripeto, la prossima volta. Un altro modo per individuare il tipo di iter che si applica in ogni pratica è quello, vedete, di consultare i frontespizi dei moduli che sono stati allegati alla pratica, perché nel frontespizio di ogni modulo è indicato qual è la tipologia di procedimento applicabile. In questo caso stiamo vedendo il frontespizio del modulo B1 per il commercio al dettaglio su area privata, e vedete, ci dice per esercizi di vicinato, medie strutture di vendita si applica sempre autocertificazione a 0 giorni, per grandi strutture di vendita invece, in caso di apertura, variazione, trasferimento, ampliamento, conferenza dei servizi, negli altri casi autocertificazione a 0 giorni, quindi anche questo ci dà un'indicazione. Dopodiché, siccome noi sappiamo che nel procedimento unico noi abbiamo una serie di titoli abilitativi e quindi abbiamo più righe di quella tabella B che vi ho fatto appena adesso vedere, o più moduli, dobbiamo tenere presente, diciamo, questo specchietto. Quindi se abbiamo tutti i titoli abilitativi in cui si applica l'autocertificazione a 0 giorni, il procedimento unico seguirà l'autocertificazione a 0 giorni. Se ne abbiamo almeno uno a 30 giorni, tutto il procedimento segue l'autocertificazione a 30 giorni. Se ne abbiamo almeno uno che necessita della conferenza di servizi, applichiamo la conferenza di servizi. Nel senso che applichiamo sempre il tipo di procedimento più gravoso tra quelli dei singoli adempimenti che sono compresi nel mio procedimento unico. Ovviamente poi abbiamo anche le sanatorie e abbiamo anche il parere preliminare e la
richiesta di proroga che sono fattispecie tuttavia a sé stanti. Ad ogni modo, da qualche mese il sistema informatico regionale su APE è stato implementato in modo tale che il cittadino, nel momento in cui compila la pratica, quindi seleziona il suo intervento, risponde a tutte le domande che il sistema gli propone, al termine della fase di compilazione della pratica si trova un suggerimento da parte del sistema informatico che gli individua quale dovrebbe essere il tipo di iter applicabile al suo procedimento unico. Questa è sicuramente una semplificazione di grande rilevanza per il cittadino che compila la pratica perché non ha bisogno, diciamo, di andare a controllare nei frontespizi dei singoli moduli e fare, diciamo, un po' questo ragionamento che vi ho appena spiegato perché il sistema dovrebbe suggerirglielo. Tuttavia si tratta di un suggerimento che non è vincolante, nel senso che l'interessato, anche se per esempio il sistema gli suggerisce conferenze di servizi, potrebbe andare a correggerlo e individuare autocertificazione a 0 giorni. Questo semplicemente perché, non tanto perché si deve dare libertà di sbagliare, come qualcuno commentando ha detto, quanto perché vi posso garantire che l'implementazione di tutta questa serie di controlli automatici che sono legati alle risposte alle singole domande è una configurazione estremamente complessa. Pertanto, quando diciamo, abbiamo effettuato tutta questa configurazione che porta al suggerimento del tipo di iter, abbiamo comunque previsto che lo stesso non sia bloccante per il semplice fatto che non abbiamo una totale sicurezza che diciamo, siano state implementate tutte quante le variabili e che quindi effettivamente il sistema suggerisca il tipo di iter giusto, anche se quando, diciamo, mano a mano che individuiamo eventuali errori, provvediamo chiaramente a correggerli. Ora, l'altra volta, diciamo, fin qui abbiamo visto un pochino l'inquadramento sulle tipologie di procedimento e su come si fa a individuare il tipo di iter che si applica volta per volta. Nel webinar del 4 novembre scorso, diciamo, abbiamo percorso tutti gli step della, diciamo, della lavorazione della pratica dal momento in cui il suo APE la riceve, fino alla procedendo per la verifica formale e poi alla trasmissione agli enti terzi. Nell'ambito del procedimento in autocertificazione è previsto che al termine della verifica formale, quindi in caso di esito favorevole della verifica formale, oltre a provvedere a trasmettere la pratica a tutti gli enti terzi coinvolti nel procedimento, il suo APE deve provvedere al rilascio della ricevuta definitiva. Ricevuta definitiva che attesta la piena regolarità formale e la regolare formazione del titolo abilitativo e sostituisce a tutti gli effetti la ricevuta automatica, che è quella che il sistema su APE trasmette automaticamente all'interessato nel momento di caricamento della pratica, che fino ad allora è perfettamente equivalente. Questa cosa l'ho detta anche il 4 novembre, ma la ripeto anche oggi. La ricevuta definitiva è un atto che attesta semplicemente la regolarità formale della pratica, quindi attesta che quella pratica è completa, coerente e correttamente presentata. Non ha alcuna funzione di attestare la bontà nel merito di quella pratica. Per cui, nel caso in cui un SUAPE si trovasse ad avere, diciamo, un doppio cappello, quindi a dover svolgere sia le funzioni proprie di SUAPE, quindi di coordinamento del procedimento unico, che le funzioni di verifica di merito su una o più materie connesse a quella pratica, dovrebbe avere, diciamo, l'accortezza di scindere i due momenti e non, come alcuni, diciamo, fanno, di aspettare a fare tutte le verifiche di merito sull'effettiva veridicità di quanto dichiarato prima di rilasciare la ricevuta definitiva. La ricevuta definitiva non è un'autorizzazione, quindi non c'è bisogno di fare prima, diciamo, il controllo di merito e poi rilasciare la ricevuta. La ricevuta si rilascia immediatamente entro 2 giorni lavorativi dal momento in cui si verifica nel momento in cui si verifica la regolarità formale della pratica. Poi ci dicono anche le direttive che la ricevuta
è inviata all'ufficio tributario comunale al fine di assolvere ogni eventuale onere di comunicazione a carico dell'interessato relativa ai tributi locali, onde evitare che l'interessato debba fare poi un successivo passaggio all'ufficio tributi. Allora, per rilasciare la ricevuta definitiva, concretamente nell'atto, diciamo, sistema informatico su APE, nel menu documenti noi troviamo tutti prestampati che possono essere generici o, ricordo, anche personalizzati per singolo SUAPE, perché ogni SUAPE ha la possibilità di creare dei prestampati personalizzati con, ad esempio, la propria carta intestata, proprio, diciamo, le proprie indicazioni circa i responsabili, circa anche il tipo di carattere. Altrimenti troviamo comunque dei prestampati generici che sono utilizzabili da tutti. Quindi, prima di tutto, andiamo sul menu documenti, scarichiamo il modello della ricevuta, lo finalizziamo perché ci sono alcune cose da sistemare. Dopodiché, nel menu gestione troviamo la funzionalità per l'invio della ricevuta. Il sistema informatico su APE automaticamente ci guida in tutti gli step di lavorazione della pratica e ci dà diciamo, la funzionalità per inviare la ricevuta. Ancora le direttive su APE precisano che per tutti gli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire, scusate, ma c'è qualcuno forse che sta muovendo le slide, alla dichiarazione autocertificativa deve essere allegato il calcolo degli oneri di urbanizzazione del contributo di costo del contributo sul costo di costruzione redatto dal progettista secondo la parametrazione in vigore nel comune competente. Quindi a tutte le pratiche edilizie, ovviamente in cui è dovuto il versamento di oneri di urbanizzazione o contributo sul costo di costruzione, il calcolo di quanto dovuto deve essere allegato alla pratica, deve essere redatto dal progettista, mentre non è necessario allegare il versamento degli oneri stessi, in quanto l'effettivo versamento degli oneri non condiziona la ricevibilità della pratica, ma costituisce condizione necessaria per l'effettivo avvio dei lavori. Il titolo abilitativo, infatti, rimane sospeso se e fino a che, diciamo, non viene allegato il versamento degli oneri, che normalmente viene allegato in fase di inizio lavori insieme al modulo F3, in un momento successivo. Ora, fin qui, diciamo, quello che è l'onere, diciamo, è quello che deve fare il SUAPE a seguito della ricezione della pratica. Da questo momento in poi si apre la fase di verifica di merito che è, diciamo, in capo più precisamente agli enti terzi che sono coinvolti nel procedimento. La direttiva ci dice che i soggetti coinvolti eseguono le verifiche sulla conformità dell'intervento alla normativa vigente, sulle autocertificazioni e sulle dichiarazioni allegate. L'ufficio competente in materia edilizia deve verificare il quadro vincolistico diciamo, insistente sull'area di intervento e verificare ovviamente che siano stati attivati i relativi endoprocedimenti, cioè non si deve preoccupare dell'esito, ad esempio, dell'endoprocedimento sul vincolo paesaggistico, quindi sull'autorizzazione paesaggistica, sul vincolo idrogeologico, su eventuali altri vincoli, ma verificare che effettivamente l'interessato nella checklist abbia individuato tutti i vincoli che effettivamente sussistono su quell'area, perché anche questa verifica fa parte ovviamente della istruttoria tecnico-edilizia e che siano stati attivati i relativi endoprocedimenti. Le verifiche possono essere effettuate a campione secondo le linee guida di quella allegato C alle direttive su APE, o secondo la diversa disciplina prevista dalle norme di settore o dalla regolamentazione dell'ente. Ricordiamo che alle direttive su APE è allegato un allegato C, che appunto sono le linee guida per l'effettuazione dei controlli di merito. A differenza dell'allegato A e dell'allegato B, che sono le direttive e la tabella di ricognizione dei regimi amministrativi, l'allegato C con le linee guida sui controlli non costituisce diciamo, un documento con obbligo cogente di applicazione a tutti, ma sono, diciamo, delle linee guida che possono facoltativamente essere applicate
dagli enti coinvolti nei procedimenti se non c'è appunto una diversa disciplina dettata dalla normativa settoriale oppure se l'ente non ha una sua regolamentazione su questo aspetto. Queste linee guida dividono il controllo in tre livelli. Il primo è il livello controllo formale, che è in competenza del SUAP e deve essere effettuato su tutte le pratiche. Lo abbiamo visto soprattutto durante il webinar del 4 novembre scorso, che ricordo, se qualcuno si fosse perso, è disponibile sempre sulla pagina 20PA. Basta andare nel calendario al 4 novembre e lo può rivedere integralmente in qualsiasi momento. Dopodiché il controllo di merito invece è di competenza degli enti competenti, diciamo, per materia sui singoli titoli abilitativi coinvolti nel procedimento unico e si divide in un controllo di merito di primo livello e di secondo livello. Il controllo di merito di primo livello, secondo le linee guida allegate alle direttive SUAP, deve essere effettuato su tutte le pratiche, quindi non a campione, diciamo, riguarda la verifica circa il fatto che, dando per buono quanto dichiarato dall'interessato, l'intervento sia effettivamente conforme alla norma. Se io, ad esempio, avessi una pratica per avvio di attività commerciale, nel modulo D1, che sono quello dei requisiti di onorabilità per l'esercizio dell'attività commerciale, o anche nel modulo D2 sui requisiti professionali, ad esempio per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore alimentare, poniamo che l'interessato mi dichiari di essere in possesso del requisito professionale perché in possesso di laurea conseguita in data X presso l'università Y. Ecco, il controllo di merito di primo livello significa che io non vado a controllare se è vero che lui è laureato, ma verifico se effettivamente, col possesso di quella, dando per buono il possesso di quella laurea, se quell'intervento è conforme alla norma, quindi se lui ha i requisiti per esercitare quell'intervento. Nel caso di una pratica edilizia, io non vado a verificare, prendendomi ad esempio tutti i fascicoli precedenti del medesimo immobile per verificare la conformità, ma verifico che effettivamente, in base a quanto dichiarato, quello che lui vuole andare a realizzare corrisponda col tipo di intervento che mi ha selezionato, quindi che l'opera edilizia che vuole realizzare sia effettivamente, ad esempio, una manutenzione straordinaria piuttosto che un intervento di ristrutturazione edilizia, via dicendo, e che sia conforme alle norme del PUC, quindi del piano regolatore. Il controllo di merito di secondo livello, che appunto anche secondo queste linee guida può essere effettuato a campione, consiste nel verificare la veridicità delle dichiarazioni rese. Quindi, andando nell'esempio che vi ho fatto prima, ad esempio, a verificare se è vero che quel soggetto ha la laurea, oppure andando a verificare, chiedere il certificato del casellario giudiziale, chiedere la verifica antimafia, oppure andare a fare un'istruttoria, diciamo, edilizia più diciamo di dettaglio, andando a verificare tutti i fascicoli pregressi e rifacendo i calcoli volumetrici, eccetera. Poi ancora nel merito del secondo livello, queste linee guida prevedono anche la possibilità di fare una ispezione, quindi un controllo in loco su un ulteriore campione del campione. La domanda principale quando si parla di verifiche di merito è quali sono le tempistiche per l'effettuazione delle verifiche di merito. Allora, i tempi che prevede la normativa regionale, che in parte si richiama alla normativa statale, sono nei procedimenti in autocertificazione a 0 giorni, il termine ordinario è di 60 giorni, che sono ridotti a 30 giorni per le scie edilizie. Questo è quanto ci prevede di fatto l'articolo 19 della legge 241. Mentre per i procedimenti in autocertificazione a 30 giorni, che ricordiamo comprendono quelli, diciamo, gli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire, il termine ordinario è di 60 giorni. Per interventi particolarmente complessi, questo termine può essere elevato a 120 giorni nei soli casi di progetti particolarmente complessi. Ovviamente qui deve essere, diciamo, il responsabile del procedimento che si deve autodeterminare individuando la particolare complessità del procedimento e quindi il termine per le verifiche di 120 giorni e lo deve soprattutto
comunicare all'interessato, non è che poi trascorsi 60 giorni, come dire, in maniera postuma si fa la magia per portare il termine da 60 a 120 giorni, va fatto ovviamente in una fase preliminare e comunicandolo all'interessato. Se la pratica comprende più titoli abilitativi di competenza di diversi soggetti, le verifiche devono essere terminate almeno 5 giorni prima della scadenza dei termini sopra indicati. Questo si collega con quanto diciamo, vi dirò più nel dettaglio dopo, nel senso che se in un procedimento unico è coinvolto solo un ente terzo, diciamo, i 60 giorni o 30 o 120 che dir si voglia, sono effettivamente tutti nella disponibilità dell'ente. Mentre se abbiamo una pluralità di enti che intervengono in un procedimento in autocertificazione, di fatto, poiché c'è la necessità di mandare una proposta al SUAP che poi deve formalizzare l'atto, il termine a disposizione è ridotto di 5 giorni, quindi saranno 55, 25 o 115. Cosa vi volevo dire? Ecco, ancora, la legge, con l'ultima modifica alla legge 24 del 2016, apportata dalla legge regionale 1 del 2019, è stato definitivamente chiarito che questi termini che stiamo vedendo per l'effettuazione delle verifiche di merito decorrono dal momento in cui il SUAPE trasmette la pratica agli enti terzi, che sia effettivamente la trasmissione manuale effettuata dal SUAPE o che sia la trasmissione automatica che il sistema SUAPE effettua quando il SUAPE rimane inerte per 15 giorni, come abbiamo visto nel webinar dello scorso 4 novembre. Quindi sono termini che sono effettivamente interamente a disposizione dell'ente terzo che effettua le verifiche. Se anche il SUAP effettua un ritardo nella trasmissione della documentazione, come dire, trascina questo termine perché non inizia a decorrere sino a quando la documentazione non perviene effettivamente all'ente terzo. Come si fa, diciamo, una volta che l'ente terzo ha ricevuto la pratica dal SUAPE, tutto il cruscotto attraverso il quale può lavorare la pratica e trovare tutte le varie opzioni che corrispondono alle diverse fattispecie che possono verificarsi nell'ambito della verifica di merito, viene ritrovato, vedete, in questo menu Endo, che ritroviamo all'interno del dettaglio della singola pratica sulla scrivania dell'operatore dell'ente terzo. Il primo step che deve essere effettuato è chiaramente l'accettazione o il rifiuto per incompetenza della pratica. Quindi, accettando la pratica, diciamo, l'ente terzo prende in carico e si ritrova poi un menu che muta e che gli propone tutte le opzioni possibili a seconda dello stato in cui ci troviamo e del tipo di iter, oppure se la pratica è stata inviata per errore dal SUAP e quindi non è di competenza, viene, diciamo, può essere rifiutata per incompetenza. Ecco, io qui su questo ho riportato anche sulla slide un invito a tutti gli enti terzi che eventualmente si trovano a ricevere delle pratiche che non sono di propria stretta competenza, a discindere il fatto che l'errore di trasmissione sia dovuto ad un errore del SUAPE dal caso in cui l'errore è di configurazione dell'ente, perché questo capita molto spesso, soprattutto negli enti che hanno una grande, come dire, che hanno una configurazione divisa in numerosi uffici, servizi o settori e che quindi si ritrovano ad avere, per esempio, 10-20 diversi uffici all'interno del sistema, è sbagliato provvedere ad un rifiuto per incompetenza se la pratica è arrivata all'ufficio X anziché all'ufficio Y dello stesso ente, perché in quel caso il SUAP non ha, guardate, la possibilità di selezionare a quale effettivamente ufficio mandare la pratica. Se la configurazione dell'ente è fatta in modo tale che a quell'endoprocedimento corrisponde un determinato ufficio, il SUAP non può far altro che trasmetterla a quell'ufficio, perché il SUAP sceglie l'endoprocedimento, non sceglie l'ente a cui inviare o l'ufficio a cui inviare la pratica. Per
Pertanto, ognuno, voglio dire, è anche responsabile del rifiuto per incompetenza che fa. Per cui ricordatevi che ogni ente, ogni ufficio e ogni operatore non risponde solo di se stesso, risponde più in generale dell'ente di cui fa parte. Per cui se uno è un operatore, ad esempio, della ASL e la pratica è arrivata all'ufficio X piuttosto che all'ufficio Y, non la va a rifiutare per incompetenza se è arrivata nell'ufficio sbagliato, ma l'ente è giusto. L'accetta, dopodiché contatta il coordinamento regionale per aggiustare la configurazione degli uffici eventualmente. Una volta, ecco, dato per assodato questo problema dell'accettazione della pratica per competenza, i casi ordinari che possono verificarsi nella verifica di merito sono l'esito positivo, la necessità di integrazioni documentali, eventualmente la riunione tecnica e l'esito negativo, quindi l'accertamento della mancata conformità dell'intervento rispetto alle norme vigenti. Sempre sistema informatico su APE, lato ente terzo, nel momento in cui viene compiuta l'accettazione dell'endoprocedimento, il sistema guida automaticamente tra le opzioni disponibili in un flusso dinamico che segue le operazioni effettuate. Quindi vedete, una volta che io vado a selezionare accetta, mi ritroverò un menu che vedete muta nella finestrella che ho riportato a fianco, in esito favorevole, richiesta integrazioni, comunicazione 10 bis, assegna operatore, ufficio, assegna come lavorato. Questo è un menu che non è sempre uguale, cambia a seconda del tipo di iter. Queste sono le opzioni per l'iter in autocertificazione, quello in conferenza. Le opzioni sono diverse, ma non solo cambia a seconda del tipo di iter, ma cambia anche nell'avanzamento, cioè se io seleziono una, così come prima avevo, vedete, accetta, non di competenza, assegna, una volta che ho accettato le opzioni sono mutate e così via dicendo. Lato su APE, invece, una volta compiuta la trasmissione della pratica, compaiono solo le opzioni per la trasmissione dell'atto prescrittivo interdittivo o per bloccare le integrazioni. In precedenza, fino a l'ultimo aggiornamento del sistema che è avvenuto a fine settembre, trovavamo anche il pulsante per l'archiviazione della pratica, che in questo momento non si trova più, perché l'archiviazione avviene automaticamente dopo 90 giorni, se ovviamente non è stata inviata la comunicazione ex articolo 10 bis. Il blocco delle integrazioni è un'operazione che il SUAPE facoltativamente può disporre per evitare che in corso di verifiche, su iniziativa dell'interessato, si abbia un cambio delle carte in tavola e quindi l'interessato integri di propria iniziativa la pratica, modificandone magari anche radicalmente l'oggetto. È stato pensato per fare in modo che nel caso in cui ci sia la necessità di integrare, anche senza una formale richiesta di integrazione documentali, l'interessato lo precisi e chieda, diciamo, al SUAPE di sbloccare le integrazioni. Ricordatevi che questa è una funzionalità del tutto facoltativa, non c'è nessun obbligo di bloccare effettivamente le integrazioni. In caso di esito favorevole delle verifiche, a rigor di norma non è dovuto nessun riscontro o parere al SUAPE. Questo è chiaro perché stiamo parlando di una pratica in autocertificazione, non è un'istanza. L'interessato non ha chiesto il permesso di fare proprio niente, sta comunicando l'intenzione di realizzare un determinato intervento e si sta assumendo direttamente ed eventualmente avvalendosi di tecnici abilitati nel caso di necessità di asseverazione, la piena conformità di ciò che vuole andare a realizzare rispetto alle norme vigenti. Conseguentemente, gli enti terzi che ricevono la pratica non la ricevono per esprimere un parere, la ricevono per effettuare le verifiche circa il fatto che quanto dichiarato dall'interessato
ovvero la piena conformità alla normativa vigente di quell'iniziativa, sia effettivamente conforme. E quindi se la verifica dà esito favorevole non c'è bisogno di rispondere, perché il titolo abilitativo è già in piedi. Comunque sia, il sistema dà la possibilità di marcare con esito favorevole, come semplice marcatura, diciamo, l'esito delle verifiche, che rimane agli atti come le verifiche sono state fatte con esito positivo. Ovviamente ci sono un po' di sfumature rispetto a questo, perché ci sono delle norme di settore che, ancorché si applichi il procedimento in autocertificazione, possono prevedere ad esempio l'iscrizione ad un apposito albo registro. Noi sappiamo che anche l'iscrizione ad un albo registro, anche per l'articolo 19 del 241, segue la SCIA. Quindi il titolo abilitativo si forma immediatamente, il cittadino può subito avviare la propria attività. Dopodiché l'ente interessato registra la ditta e assegna un numero di registrazione, lo può tranquillamente comunicare tramite il sistema informatico, quindi tramite il SUAPE, all'interessato affinché prenda atto di questo numero. Eventuali precisazioni che non comportano la necessità di alcun adeguamento o modifica progettuale e si sostanzino in adempimenti successivi o nel richiamo a obblighi generali o specifici da osservare, non sono chiaramente qualificabili come provvedimenti prescrittivi, sono semplicemente dei richiami. Stai attento, guarda che dopo che realizzi i lavori dovrai fare questo, oppure ricordati che il tuo titolo abilitativo vale 4 anni, eccetera. Non sono vere e proprie prescrizioni, possono essere trasmesse tranquillamente come esito favorevole al SUAPE perché le giri all'interessato. Vi ricordo che tutte queste comunicazioni, lato ente terzo, hanno, tranne la comunicazione 10 bis che vediamo tra un attimo, hanno come destinatario solo il SUAPE, perché la comunicazione tra l'ente terzo e il cittadino normalmente passa per il tramite del SUAPE, tranne le eccezioni espressamente previste dalla norma, che tra un attimo vediamo. Seconda possibilità nell'ambito delle verifiche di merito è quella della necessità di integrazioni documentali, che come vedete nel menu della tendina, sempre endo procedimenti sulla scrivania dell'operatore ente terzo, si trova al secondo posto. La richiesta di integrazioni può essere effettuata entro il termine per l'effettuazione delle verifiche, nel senso che la norma non prevede un termine, per cui se io ho 60 giorni o 30 per effettuare le verifiche, a rigore posso farle fino all'ultimo momento. Ricordatevi però che la richiesta di integrazione non sospende normalmente, non è prevista una sospensione del termine per l'effettuazione delle verifiche, quindi più tardi io la faccio e meno tempo ci avrò poi magari per verificare le integrazioni che l'interessato mi manderà. Quando parliamo di integrazioni, parliamo di necessità di documentazione in più, non di correzioni, non di prescrizioni. Cioè, la richiesta di integrazioni documentali significa: ti chiedo una relazione in più, una planimetria in più, un versamento che non c'è. Non di modificare il progetto, lì stiamo già entrando nell'eventuale presenza di difformità alla norma. Quindi molto spesso gli enti terzi lo utilizzano un po' impropriamente lo strumento della richiesta di integrazioni, nel senso che mandano una richiesta di integrazioni, poi leggendola in realtà non c'è scritto di trasmettere un altro documento, ma c'è scritto di cambiare il progetto. Non è esattamente lo strumento giusto, perché qui stiamo parlando semplicemente della richiesta di un documento. Ricordatevi che con la richiesta di integrazioni possono essere richiesti solo documenti indicati nella modulistica o pubblicati sul sito istituzionale dell'ente. L'articolo 2,5 del decreto legislativo 126 del 2016 sanziona in maniera anche abbastanza rilevante la richiesta di integrazioni che non corrisponde con le indicazioni della modulistica o pubblicate sui portali istituzionali degli enti. Costituiscono un illecito disciplinare punibile con la sospensione del servizio con privazione della retribuzione da 3 giorni a 6 mesi. Normalmente la richiesta si formalizza per il tramite del SUAP, questo lo vediamo tra un secondo, 15 giorni per provvedere, salvo diversa indicazione, cioè se l'ente terzo non indica un termine, il SUAP assegnerà 15 giorni.
altrimenti l'ente terzo deve precisare entro quanti giorni l'interessato deve provvedere a integrare quel documento. La richiesta di integrazione non comporta la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo né l'obbligo di sospendere l'attività o l'intervento. Il titolo abilitativo resta assolutamente in piedi. In caso di decorso infruttuoso, anche se io gli assegno 15 giorni, l'interessato non provvede, il titolo resta comunque in piedi. In quel caso è l'ente terzo che ha fatto la richiesta di integrazione a dover vigilare circa il fatto che effettivamente le integrazioni siano presentate o no nel termine assegnato, e se non lo fa, può avviare le procedure per l'emissione di un provvedimento prescrittivo interdittivo, come vedremo tra un attimo. Il SUA, quanto al SUAPE, entro 2 giorni lavorativi, intanto dalla ricezione della richiesta da parte dell'ente terzo, deve girare la richiesta all'interessato. Dopodiché, entro 2 giorni dal momento in cui l'interessato trasmette la documentazione integrativa al SUAPE, la deve trasmettere la notifica agli enti terzi e deve eventualmente rilasciare una nuova ricevuta se le integrazioni sono tali da modificare il contenuto del titolo abilitativo. Molto importante ricordarsi questo, cioè nel momento in cui l'interessato trasmette la documentazione integrativa sul sistema SUAP, tutti gli enti terzi immediatamente possono vedere la documentazione integrativa, ma nel momento in cui non vengono allertati del fatto che c'è questa documentazione integrativa sul sistema, è necessario che il SUAP gli invii la notifica, perché se lo vadano effettivamente a guardare. Qui ecco, ho schematizzato un po' come funziona questo flusso. Quindi vedete, l'ente terzo chiede le integrazioni al SUAPE, che entro 2 giorni lavorativi trasmette la richiesta di integrazioni al cittadino. Si può fare molto semplicemente attraverso la funzionalità di inoltre, che è nella schermata comune, nel menu comunicazioni, il sistema informatico ci mette a disposizione. Successivamente il cittadino trasmette le integrazioni al SUAPE, il quale entro sempre i famosi 2 giorni lavorativi ha un doppio onere. Quindi trasmette le integrazioni agli enti terzi, quindi manda la notifica dell'avvenuta integrazione agli enti terzi. Questo lo si può effettuare tranquillamente dalla schermata, dal menu invii integrazioni. Io mi trovo tutte le sessioni di integrazioni effettuando semplicemente trasmetti per verifica o trasmetti per notifica. Io posso notificare agli enti terzi l'avvenuta integrazione in maniera molto rapida e poi deve rilasciare una nuova ricevuta al cittadino nel momento in cui, questa integrazione sia rilevante per il titolo abilitativo. Evidentemente, nel momento in cui l'integrazione è ad esempio una ricevuta di un versamento, si può anche evitare di trasmettere una nuova ricevuta, nel senso che non è un elemento che incide sul titolo abilitativo. Ecco, qui vi ho scritto un nota bene, ecco, quello è un po' che vi dicevo prima, cioè tutti possono vedere in tempo reale. Cerchiamo, ove possibile, lato SUAPE, di notificare senz'altro l'avvenuta integrazione agli enti terzi, ma di farlo dove riusciamo in maniera anche un po' mirata, nel senso evitiamo di spammare a tutti cose che sono palesemente non di interesse. Se l'ufficio tecnico richiede l'integrazione del versamento dei diritti di segreteria e il cittadino lo integra, evitiamo di mandare ai vigili del fuoco la notifica di avvenuta integrazione e di costringerli a entrare in quella pratica per capire che cosa è stato integrato e per vedere poi che l'integrazione in realtà è il versamento dei diritti di segreteria dell'ufficio tecnico. Ecco, in questo senso, o dove non riusciamo, o ci sono dubbi, mandiamo comunque senz'altro la notifica di integrazione agli enti coinvolti, ma dove sappiamo a chi interessa quella effettiva integrazione, mandiamola solo a quel soggetto. Ecco. Cerchiamo di metterci un pochino la testa, ecco, in questo coordinamento, perché si fa perdere anche tanto tempo molte volte agli enti terzi mandando, diciamo, per eccesso di zelo, cose che palesemente non sono di loro interesse. Poi la normativa prevede lo strumento della riunione tecnica, è uno strumento scarsissimamente utilizzato,
anche se è uno strumento dalle potenzialità piuttosto rilevanti, nel senso che la riunione tecnica nell'ambito del procedimento in autocertificazione è un po', passatemi l'analogia, l'analogo della conferenza di servizi per questo tipo di pratica. È una riunione in cui tutti i soggetti si siedono attorno ad un tavolo o telematicamente, come diciamo questo periodo di pandemia un po' ci ha abituato a tenere le riunioni, ma collegialmente si esamina la pratica, soprattutto nel caso di problemi, cercando delle soluzioni, cercando eventualmente anche delle possibilità di conformizzazione che siano concordate tra tutti i soggetti coinvolti. La riunione può essere convocata su iniziativa del SUAPE, quando inizia a vedere che già ci sono magari più soggetti che segnalano delle problematiche, o può anche essere richiesta dall'interessato o da uno degli enti terzi coinvolti nel procedimento. Anche questa riunione non sospende l'efficacia del titolo abilitativo e non comporta l'interruzione dell'attività eventualmente avviata. È una fase del tutto interlocutoria. Per quanto riguarda la funzionalità del sistema informatico, la riunione tecnica viene gestita attraverso semplici comunicazioni. Quindi l'atto ente terzo, vedete, troviamo comunicazione al SUAPE. Richiesta di convocazione di riunione tecnica da ente terzo, c'è cioè un'apposita classe di comunicazione con la richiesta di convocazione della riunione tecnica, mentre l'atto SUAPE abbiamo la classe di comunicazione convocazione riunione tecnica. Non c'è una funzionalità specifica, si fa tramite comunicazioni. Ultimo e più diciamo corposo fattispecie che può verificarsi nella verifica di merito di una pratica in autocertificazione è l'esito negativo, cioè quando l'ente che sta facendo la verifica rileva che ci sono dei problemi, che quell'intervento non è pienamente conforme alla norma. Quindi, quando succede questo, la cosa da fare non è la richiesta di integrazioni documentali, e fare quello che vediamo da qui in poi come diciamo come prassi. Quello che ci dice innanzitutto la direttiva è che la trasmissione al SUAPE di un mero parere negativo, comunque configurato, non priva di validità ed efficacia il titolo abilitativo. Siamo in un procedimento in autocertificazione. Mandare un parere negativo non serve a niente. Perché l'interessato non sta aspettando una risposta, il SUAPE non deve emettere nessun atto, quindi mandare un parere lascia il tempo che trova, finisce lì. Perché, come dire, è una modalità che non corrisponde col tipo di iter che stiamo seguendo. Il parere negativo va bene nella conferenza dei servizi, non nell'autocertificazione. Tant'è che vedete in questo specchietto che riporta tutte le opzioni che sono presenti nel caso. Lato ente terzo nel procedimento in autocertificazione il parere negativo non c'è. Non c'è perché c'è la comunicazione 10 bis, è questo quello che bisogna fare. La prima fase è mandare il preavviso di rigetto ex articolo 10 bis. La direttiva, la legge 24 e la direttiva ci dice che salvo urgenza. Prima dell'adozione di qualsiasi atto, l'ente che ha rilevato la difformità è tenuto a trasmettere direttamente all'interessato e al SUAPE la comunicazione di quell'articolo 10 bis, assegnando un termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni, la correzione di eventuali errori o l'effettuazione di opportune modifiche progettuali. Allora, intanto salvo urgenza come prima cosa, cioè la prima cosa da fare è comunicare che abbiamo rilevato una difformità. L'unica eccezione è che ci siano reali motivi di urgenza. Purtroppo, ancora tanto spesso ci segnalano nei quesiti o nelle segnalazioni che pervengono anche al coordinamento regionale che ci sono tante fattispecie in cui l'ente terzo invia la proposta di provvedimento o il provvedimento bypassando la fase del 10 bis, anche se in realtà motivi di urgenza non ce ne sono. Ricordatevi che è un obbligo. L'eventuale urgenza va espressamente motivata. Questa comunicazione viene trasmessa direttamente dall'ente terzo all'interessato e
al SUAP, perché c'è una per diciamo generare intanto un dialogo diretto per cercare di risolvere, cioè la comunicazione 10 bis viene mandata per cercare di avviare una fase interlocutoria per risolvere il problema prima di arrivare all'emissione del provvedimento prescrittivo interdittivo. Quindi il dialogo diretto in questo caso è una cosa sicuramente molto importante. Nella comunicazione devono essere chiaramente indicate le carenze e il modo con cui possono essere superate. Nel sistema informatico non c'è modo di saltare la comunicazione 10 bis anche in caso di urgenza, nel senso che la funzionalità per inviare il provvedimento prescrittivo interdittivo o la proposta vengono, diciamo, attivate solo dopo che viene mandata la comunicazione 10 bis. Però nel caso in cui, diciamo, per motivi di urgenza questa possa essere saltata, si può comunque mandare la comunicazione 10 bis e poi in realtà allegare nella comunicazione che il sistema genera lo stesso atto prescrittivo interdittivo o la proposta che dovrebbe essere fatto nella fase successiva, cioè si può mandare due volte la stessa cosa perché comunque informaticamente questo passaggio deve essere fatto. Ora, una volta che viene inviata la comunicazione 10 bis, ovviamente il cittadino ha 10 giorni per presentare le proprie osservazioni, ma anche per fare delle correzioni, integrazioni, per cercare di superare la difformità che quell'ente ha in qualche modo rilevato. Se il problema viene risolto, l'amministrazione competente ne dà comunicazione all'interessato per il tramite del SUAP. Vedete, una volta mandato il 10 bis, una volta mandato il 10 bis, le opzioni che vengono proposte all'ente terzo sono esito favorevole, proposta provvedimento prescrittivo interdittivo, questi due. Quindi o esito favorevole se il problema viene risolto o l'invio della proposta di provvedimento. Se la fase interlocutoria non consente la risoluzione delle carenze rilevate, si procede all'emissione. E qui abbiamo un bivio perché abbiamo due casi. Il primo caso è quello in cui il procedimento unico comprende un solo endoprocedimento di verifica, ovvero più endoprocedimenti di competenza dello stesso ufficio. Quindi abbiamo solo un ente terzo competente sulle verifiche di merito. Gli endo di notifica non contano. Gli enti che ricevono la pratica per notifica la ricevono per mera conoscenza, non devono fare delle verifiche, contano solo gli endo di verifica. In questo caso, l'ente terzo emette direttamente il provvedimento prescrittivo interdittivo, inviandolo all'interessato e al SUAPE direttamente da sistema. Vedete, nella tendina, oltre che esito favorevole, proposta di provvedimento interdittivo prescrittivo, compaiono direttamente invio provvedimento prescrittivo e invio provvedimento interdittivo. Compare la possibilità di mandarlo direttamente. L'ente terzo ne consegue che ha a disposizione tutto il tempo che la legge gli assegna, quindi 30 o 60 giorni. Quando vedete un solo ente terzo coinvolto, lato SUAPE, a seguito dell'emissione del provvedimento prescrittivo da parte dell'ente terzo, io mi ritroverò i soli pulsanti esito negativo o esito positivo, nel senso che poi il SUAPE manualmente dovrà archiviare la pratica con esito negativo o esito positivo a seconda che l'interessato abbia adempiuto o no alle prescrizioni. Mentre nel caso di emissione di provvedimento interdittivo da parte dell'ente terzo, automaticamente la pratica viene archiviata con esito negativo, senza bisogno che il SUAP effettui nessuna operazione. Nel secondo caso, invece, io ho più enti terzi coinvolti per le verifiche di merito. E qui vedete, le opzioni per l'invio del provvedimento prescrittivo interdittivo non ci sono. C'è solo l'opzione proposta di provvedimento, perché l'ente terzo deve formulare una proposta al SUAPE almeno 5 giorni prima della scadenza del termine per l'effettuazione delle verifiche. Ecco perché l'ente terzo ha 5 giorni in meno in realtà a disposizione, il quale SUAPE poi entro i successivi 5 giorni deve provvedere all'emissione del provvedimento prescrittivo interdittivo proposto dall'ente terzo, eventualmente, se lo ritenesse necessario, effettuando una riunione tecnica per coordinare tutti i soggetti coinvolti in modo da emettere un unico provvedimento che tenga conto di tutti gli endoprocedimenti connessi con quella pratica.
In questo caso, vedete, la, più enti terzi coinvolti a seguito della trasmissione della proposta di provvedimento da parte dell'ente terzo, il suo APE si ritrova le funzionalità per mandare il provvedimento prescrittivo o il provvedimento interdittivo o per archiviare manualmente con esito favorevole la pratica. Si ritrova quindi quelle funzionalità che nell'altro caso non si ritrova perché il provvedimento viene inviato direttamente dall'ente terzo. La proposta di provvedimento deve essere, non deve essere uno scaricabarile, deve essere una proposta che dice esattamente al suo APE che tipo di atto deve mettere e indica tutta la motivazione, perché ricordiamo, il suo APE è un coordinatore del procedimento, non è un soggetto che entra nel merito o che può decidere le conseguenze di una difformità. Cioè l'ente terzo non si deve limitare, come a volte purtroppo succede, a segnalare la difformità scaricando poi l'onere di decidere cosa fare al suo APE. No, deve segnalare la difformità e indicare cosa fare. Quindi se fare un provvedimento prescrittivo, che si deve fare ogni qualvolta la difformità è superabile con una conformizzazione entro un termine non inferiore a 30 giorni, nel caso di provvedimento prescrittivo, il decorso infruttuoso del termine assegnato fa decadere il titolo abilitativo senza necessità di adottare ulteriori atti. Se invece la difformità rilevata è tale che non si può conformizzare, si emette un provvedimento interdittivo con il divieto di prosecuzione dell'attività e l'ordine di rimozione di eventuali effetti dannosi ogni volta. La proposta di provvedimento esplicita quindi innanzitutto se deve essere messo un provvedimento prescrittivo interdittivo, le modifiche, nel caso di provvedimento prescrittivo ovviamente, le modifiche da apportare al progetto all'attività, il termine per la sua conformazione e attenzione, di per sé il provvedimento prescrittivo non comporta la necessità di interrompere l'attività avviata, salvo che sia lo stesso ente che propone l'emissione del provvedimento prescrittivo a chiedere di disporre la sospensione dell'attività nelle more della conformazione stessa. Sospensione che si può richiedere, si può disporre solo, come ci dice la norma, in caso di false attestazioni o di pericolo per l'ambiente, il paesaggio, i beni culturali, la salute, la pubblica sicurezza e la difesa nazionale. Al di fuori di questi casi, con l'emissione di un provvedimento prescrittivo, l'attività può proseguire nelle more della conformazione. Attenzione che le proposte di provvedimento, se sono inviate oltre i termini di quell'articolo 35 della legge, quindi oltre quei 60-30 giorni, possono essere, formulate solo nell'esercizio del potere di autotutela. Quindi eventuali atti tardivi possono essere emanati solo se sussistono le condizioni per agire nell'esercizio del potere di autotutela e conseguentemente l'ente terzo deve motivare nella proposta di provvedimento la sussistenza dei presupposti per agire in via di autotutela chiedendo al suo APE di provvedere in tal senso ai sensi dell'articolo 21 nonies. Proposte di provvedimento inviate in ritardo che non contengono la motivazione e la giustificazione per l'esercizio del potere di autotutela non obbligano il suo APE a procedere in alcun modo, perché i termini per agire sono decorsi. L'emissione del provvedimento avviene entro 5 giorni, questo ve l'ho già detto, deve essere unico e contemplare tutte le prescrizioni o le misure interdittive proposte da tutti i soggetti coinvolti. Quindi il SWAP può eventualmente convocare una riunione tecnica se non è sicuro di aver considerato tutti gli aspetti connessi con quella pratica. Ed infine, oltre a tutto il versante, diciamo, dei provvedimenti prescrittivi interdittivi, c'è, diciamo, un altro aspetto da considerare. Intanto, in caso di dubbi e errori, le amministrazioni competenti possono convocare l'interessato, questo sempre. Salvo i casi di errore o omissione materiale suscettibili di correzione e integrazione, quando un'amministrazione
accerti la falsità delle dichiarazioni presentate nel corso del procedimento unico, quindi di fronte ad una falsa dichiarazione, oltre a trasmettere al SUAP la proposta di provvedimento prescrittivo interdittivo ritenuta necessaria, trasmette direttamente gli atti alla Procura della Repubblica e all'eventuale ordine professionale di appartenenza del sottoscrittore. L'onere di segnalazione alla Procura della Repubblica spetta al soggetto che ha accertato la sussistenza della falsità. Non al SUAP, non si gioca a, come dire, a scaricabarile in questo caso, non è che l'ente segnala al SUAP perché il SUAP segnala alla Procura della Repubblica. Siamo tutti, come dire, pubblici ufficiali nel momento in cui rileviamo la sussistenza di un reato, come può essere appunto la falsa dichiarazione, abbiamo l'obbligo di provvedere personalmente e direttamente a segnalare la fattispecie alla Procura della Repubblica. Attenzione, diciamo, ai casi di errore o omissione, è vero che è il giudice che poi accerta l'effettiva presenza di dolo, di colpa e l'effettiva, diciamo, sussistenza di una falsa dichiarazione, però, come dire, facciamo una scrematura, ecco, preventiva, escludendo i casi di errore o quelli, diciamo, che sono dovuti a un'interpretazione anche di norme che molto spesso non sono così chiare, ecco. Ora io come esposizione avrei terminato. Prossima volta sicuramente entriamo nel merito della conferenza dei servizi. Ora cerchiamo di vedere un attimino se c'è qualche domanda. Ne ho visto moltissime, di cui anche qualcuna lunghissima. Poi vediamo di, non so se intanto qualcuno ne ha già letto qualcuna. Allora, vediamo. Se in fase di verifica formale manca un documento che non comporta irricevibilità, ad esempio pagamento, aspetta che mi va via, ad esempio pagamento diritti su APE, si chiede una semplice integrazione, si manda comunque avanti la pratica, compreso l'invio della ricevuta definitiva. Allora, l'unico caso di carenza in fase di verifica formale che non, diciamo, blocca, che non comporta la necessità di regolarizzazione o che non comporta l'irricevibilità è proprio la mancanza del pagamento dei diritti. Chiaramente l'integrazione si chiede, non comportando l'irricevibilità, la pratica si manda avanti. Se l'interessato non integra e quindi non trasmette il versamento, si fa un recupero coatto delle somme dovute, semplicemente questo. Nel senso che non si può bloccare la pratica per questo motivo, si recuperano secondo le altre, diciamo, procedure previste espressamente per questo. GSV, segnalo che la CMDCA, che non so che cosa sia la CMDCA, ha registrato l'endoprocedimento per notifica anziché verifica. Queste cose scrivetecele magari come segnalazioni nei quesiti del sistema SUAP, così facciamo una verifica. Per le attività di servizi di cura degli animali di compagnia, esclusi i servizi veterinari soggetti a SCIA, come possono inviare la dichiarazione se nello sportello non è prevista tale attività? Allora, nell'albero degli interventi del SUAP, oltre a tutte, diciamo, le attività codificate, ci sono sempre altre attività, in questo caso sarà sicuramente altre attività di servizi. Intanto, attenzione, quando le attività non sono espressamente codificate, ci dobbiamo porre innanzitutto una bella domanda. Esiste una norma che impone un adempimento? Che sia una norma specifica di settore, perché per carità ci sono anche delle attività con norma di settore specifica che nell'albero degli interventi del SUAP non ci sono, perché ce ne sono talmente tante che noi stessi ne scopriamo uno ogni giorno, ma potrebbe anche non esserci una norma, come ad esempio una falegnameria non ha una norma di settore che gli impone un titolo abilitativo per esercitare l'attività, ma è un'attività che fa rumore, che comporta emissioni in atmosfera, che comporta probabilmente degli scarichi, quindi la pratica la devono presentare. In questi casi
si va sulle altre attività che sono individuate nell'albero degli interventi. L'invio della ricevuta all'ufficio tributi è necessaria quando si attiva l'endoprocedimento di notifica al medesimo ufficio. Ecco, forse sono stato un po' impreciso io qui, perché in effetti nella prima versione delle direttive parlava di invio della ricevuta. Nella ultima versione, modificata a dicembre dello scorso anno, parla di invio della notifica all'ufficio tributi. Quindi in realtà è necessario inviare, che poi l'invio della pratica per notifica è un'operazione che il sistema fa automaticamente, non c'è bisogno che l'operatore del SUAPE invii manualmente niente, semplicemente viene attivato l'endoprocedimento, dopodiché il sistema glielo invia per notifica, l'ufficio tributario comunale può accedere al sistema, può verificare ed effettuare i propri controlli. Per le richieste di proroga ordinaria a modello F5, quando risultano in procedura di competenza delle norme di settore, vengono sempre trasmessi in autocertificazione a 0 giorni, sembra non ci sia una procedura dedicata. E gli enti richiedono di farle ricevibile, che fare? Allora, le richieste di proroga ordinaria col modello F5 dall'ultima modifica del sistema avvenuta a fine settembre hanno un iter dedicato che è proroga di titoli abilitativi. Conseguentemente, se vengono mandati in autocertificazione a 0 giorni, sono pratiche irricevibili. Precedentemente questo problema era molto più rilevante perché il tipo di iter specifico non c'era, il suggerimento del sistema non c'era, quindi ci sta che fino a settembre questo fosse un problema molto più frequente. Oggi abbiamo un tipo di iter dedicato per cui non dovrebbe più manifestarsi. Vi faccio notare che ci sono dentro il modulo F5 anche delle fattispecie di proroga soggette a comunicazione per norma di settore, quelle previste dal decreto semplificazioni e quelle previste dall'interventi piano casa, se non ricordo male. Quelle seguono il procedimento a 0 giorni, è comunque indicato all'interno del modulo. Quindi non fate l'equivalenza F5 uguale procedimento di proroga. Dentro l'F5 ci sono anche delle fattispecie che seguono il procedimento a 0 giorni. Gli enti spesso non vedono gli allegati liberi da noi caricati correttamente nel portale. Francamente andrebbe approfondita questa cosa, prendiamo atto, però segnalatecelo anche, normalmente facciamo una verifica su questo, sì. Per le pratiche autocertificate, in caso di successiva comunicazione del deposito di calcoli strutturali che prevede l'inserimento di un nuovo endoprocedimento in capo al Genio Civile, a oggi è necessario riattivare l'iter procedurale al fine dell'inserimento e la successiva comunicazione della pratica. Ma tale azione riporta lo stato della pratica in istruttoria anziché archiviata. Ora l'archiviazione delle pratiche avviene automaticamente dopo 90 giorni, ritengo sia scorretta come procedura. Nel momento in cui la pratica viene archiviata, viene riattivato l'iter per aggiungere questo endoprocedimento, per trasmetterlo al Genio Civile. Dopodiché potremmo anche ragionare sul fatto che si possa rivedere in qualche modo questo e semplificare questo aspetto, però attualmente bisogna fare così. Una volta che tutto questo viene fatto, si può archiviare manualmente, cioè non agisce, non opera più l'archiviazione automatica, quindi il SUAPE può riattivare l'iter, aggiungere all'endoprocedimento, notificarglielo e riarchiviare la pratica manualmente. Comparirà il pulsante esito favorevole. Se il SUAP non risponde neppure nei 120 giorni e non viene emesso il provvedimento conclusivo, non stiamo parlando di. Tutta la mattina io ho parlato di pratiche in autocertificazione, non di pratiche in conferenza di servizi. Quindi non c'è nessun provvedimento unico conclusivo da emettere e quindi non c'è da rispondere nei 120 giorni. Quindi la domanda, questa domanda che leggo non è, come dire, coerente con quello di cui abbiamo parlato stamattina. Della conferenza di servizi ne parleremo il 14 dicembre. Il termine per le verifiche, 60 o 30 giorni da quando decorre dalla presentazione o dalla trasmissione all'ente terzo da parte del SUAPE, questo l'ho detto, forse la domanda è stata scritta prima che io lo dicessi. Il termine decorre dalla trasmissione della documentazione dal SUAPE agli enti terzi. Anche la trasmissione automatica
che il sistema effettua in caso di inerzia del swap. 11. Si hanno novità sulla data di riattivazione del servizio swap richiesta accreditamento istituzionale? Che io sappia, l'articolo 50 della legge regionale 24 del 2020 prevede la sospensione per 90 giorni. Se non ho fatto male i calcoli, la sospensione dovrebbe terminare il 23 dicembre, se no giù di lì, insomma. I termini sono tassativi per qualunque tipo di verifica, ad esempio la verifica dei requisiti di sorvegliabilità fatta dalla polizia locale o dalla questura deve seguire questo criterio o trattandosi di un requisito di pubblica sicurezza può essere effettuato in qualunque momento? No, non ci sono deroghe. La legge stabilisce che le verifiche vanno fatte entro 60 giorni, ridotti a 30 per le SCIA edilizie. Raddoppiati fino a 120 in caso di pratiche di particolare complessità in caso di permesso di costruire, dopodiché tutte le verifiche devono essere fatte in quei termini, tutte. Talvolta si verifica che se anche il SUAP ha fatto la richiesta di regolarizzazione e l'interessato non regolarizza nei 5 giorni, il sistema manda comunque le verifiche in automatico, non è talvolta, è normale. In un procedimento in autocertificazione, questo ve l'ho detto nel webinar del 4 di novembre, ma lo ripeto anche oggi, in un procedimento in autocertificazione la DUA non è un'istanza, non è una domanda. Quindi l'interessato non ha chiesto il permesso, ha autocertificato, il titolo abilitativo è già in piedi. Questo ne consegue che anche l'eventuale regolarizzazione deve essere fatta velocissimamente. Perché comunque il titolo è in piedi. Il sistema prevede, cioè la norma prevede che la richiesta di regolarizzazione vada fatta entro 2 giorni, gli si possano dare fino a 5 giorni con un po' di margine. Il sistema è stato tarato perché la trasmissione automatica avvenga entro qui, dopo 15 giorni, ma il SUAP deve fare in modo da, come dire, dare il termine per la regolarizzazione e poi verificarlo prima di questi 15 giorni, perché la richiesta di regolarizzazione non blocca la trasmissione automatica, perché dopo 15 giorni, regolarizzato o non regolarizzato, i termini per le verifiche di merito devono decorrere. Gli enti terzi che devono fare le verifiche devono ricevere la pratica, perché altrimenti quello lì c'ha il titolo in mano e nessuno lo sta verificando. Ancora, 14. Faccio presente che molti enti terzi non seguono queste procedure, ma continuano a utilizzare le comunicazioni al SUAP per ogni cosa, da pari le richieste di integrazioni. Prendiamo atto, come dire, noi più che farlo vedere e farlo vedere anche oggi bene come va fatto, di più non possiamo fare. Che dire, io vi posso anche suggerire nel caso in cui ci siano degli enti che sistematicamente mandano ogni comunicazione tramite comunicazione al SUAP e non seguono il flusso di invitarli comunque a seguire la procedura corretta in modo che tutti siano sensibilizzati. Molto spesso non si tratta di un, come dire, di cattiva volontà, ma proprio del fatto che sfugge l'altro modo per fare la stessa operazione. Ecco. Quindi oggi sicuramente gli enti terzi che hanno seguito hanno visto meglio come si deve procedere, ma nel caso in cui il SUAP rilevasse questo problema, non c'è niente di male a contattare quell'ente e dirgli: guarda, che anche per te è meglio se segui quella procedura. 90 giorni per l'archiviazione da quando iniziano a decorrere? No, da quando la pratica viene trasmessa dall'interessato al SUAP. L'archiviazione automatica nei procedimenti in autocertifica. No. Oddio, forse lo devo verificare, perché in effetti prima l'avevamo configurata come 60 giorni dalla trasmissione dal SUAP agli enti terzi, poi l'abbiamo portata a 90 giorni per dare un po' di margine, probabilmente questi 90 giorni decorrono da quando decorrono i termini per le verifiche di merito, quindi da quando avviene la trasmissione dal SUAP agli enti terzi. Comunque lo verifichiamo. 16. Nelle pratiche di accertamento di conformità le verifiche non includono diniego al rilascio del permesso di costruire in accertamento. Francamente la domanda non l'ho capita, ma di queste cose ne parleremo nel webinar del 14 di dicembre. Oggi parlavamo dei procedimenti in autocertificazione.
Quando un ente terzo richiede in una pratica a 0 giorni con rilascio di provvedimento, esempio codice aziendale, e non specifica una data per l'integrazione, l'interessato non integra, come si deve comportare il SUAP non è tenuto a fare niente, nel senso che il titolo abilitativo è in piedi. L'ente terzo ha chiesto delle integrazioni, spetta all'ente terzo, come dire, monitorare circa l'effettivo adempimento di quelle integrazioni. Nel caso in cui il cittadino non integrasse, deve stabilire se ci sono i presupposti per il provvedimento prescrittivo, per un provvedimento interdittivo o per fare che cos'altro. Non è il SUAP che deve fare niente in questo caso. Se alcuni enti terzi si intestardiscono a mandare le richieste di integrazione o altre osservazioni fuori SUAP, noi cosa possiamo fare? Ahimè, più che scriverli e sensibilizzarli, invitarli a mandare tutto tramite il portale SUAP, poi il SUAP può caricare il documento tra gli allegati liberi. Questo lo può fare perché c'è una sezione dove caricare questi allegati e poi girarla a chi di dovere, quindi all'interessato normalmente, tramite il sistema, tramite il sistema. Quali sono i rimedi esperibili da parte dell'ente terzo in caso di archiviazione della pratica qualora l'istante non abbia presentato le integrazioni richieste? Ad esempio, non siano stati presentati i moduli indispensabili, il SUAP non abbia effettuato correttamente la verifica formale, ovvero non abbia dato riscontro al preavviso di rigetto. Signori, l'ente terzo cioè, voglio dire, l'ente terzo nel momento in cui chiede integrazioni documentali, come ho appena detto, deve anche vigilare sul fatto che queste integrazioni vengano effettivamente poi trasmesse. Nel caso in cui manda il preavviso di rigetto 10 bis, deve monitorare perché se l'interessato manda o non manda le osservazioni nei 10 giorni e poi eseguire le operazioni conseguenti. Se, come dire, non lo fa e il termine decorre impropriamente, cioè infruttuosamente, quindi si va oltre i 60 giorni concessi per agire, l'unica possibilità è agire nell'esercizio del potere di autotutela esclusivamente se ricorrono i presupposti di cui all'articolo 21 nonies della 241. Non fate, come dire, l'errore ingenuo di pensare che dopo i 60 giorni non succede niente, basta aggiungere la formuletta per cui stiamo agendo nell'esercizio del potere di autotutela ai sensi del 21 nonies. Non è così. I presupposti per agire in via di autotutela sono estremamente stringenti. Ci deve essere un forte interesse pubblico prevalente che va motivato in maniera, come dire, forte anche nel provvedimento. Quindi non basta richiamare il 21 nonies per dire che anche dopo i 60 giorni possiamo fare tutto. Va motivato in maniera forte e solo se sussistono quei presupposti, altrimenti la risposta è non si può fare niente. Talvolta mi è capitato che lo sportello SUAP, pur essendo palese che l'intervento è ad avvio immediato a 0 giorni, chiede formalmente di attivarlo in conferenza senza riportare nessuna argomentazione normativamente valida. Non solo non contesta e non risponde nel merito alle obiezioni fatte dal dichiarante. Domanda: come far valere le proprie ragioni se lo sportello SUAP omette di dare risposte nel merito? Chiedo cortesemente di avere un riscontro, occorrendo evidenziare che ho più volte segnalato il problema al coordinamento, ricevendo al massimo risposte comunque mai risolutive. Allora, innanzitutto, che tipo di procedimento si applica è indicato, come vi ho detto, nei frontespizi dei moduli, è indicato nella tabella di ricognizione dei regimi amministrativi, per cui se non c'è discrezionalità, siamo in autocertificazione, altrimenti siamo in conferenza, secondo quello che è codificato. Mi pare strano che ci siano dei SUAP che, nonostante le indicazioni del modulo della tabella indichino autocertificazione, impongano la conferenza dei servizi. Ma ad ogni modo, se questo dovesse succedere, come far valere le proprie ragioni? Lì, se non partecipando al procedimento e quindi inviando le proprie osservazioni, chiedendo al SUAP di rivedere la propria posizione e partecipando al procedimento,
residuano solo i rimedi giurisdizionali, nel senso che non c'è nessuno che poi possa, come dire, che possa al di sopra de dell'ufficio imporgli di comportarsi in una maniera diversa. Brutto da dire, ma nel nostro ordinamento in casi del genere esiste il TAR, esiste il ricorso al Presidente della Repubblica, non mi pare che ci siano altri casi, perché anche all'interno della struttura gerarchica comunale non sono previsti ricorsi, diciamo, gerarchici di questo genere, per cui è sempre l'ente, uno può per carità provare a sentire il dirigente di quell'ufficio o sentire al limite il segretario, ma parliamo sempre di un'interlocuzione che non ha una vera e propria codifica. Al di là di questo c'è solo il TAR. Non si può prevedere che le richieste di integrazione dell'ente terzo vengano inviate al SUAP e contestualmente anche all'interessato. Guardate, su questo è un ragionamento lungo e complesso, nel senso che ci abbiamo pensato tante volte, perché effettivamente significa costringere in qualche modo il SUAP a fare da tramite, però non è un semplice tramite, perché intanto perché la richiesta di integrazioni è bene che sia inviata anche in alcuni casi agli altri enti che sono coinvolti nel procedimento, perché ne devono essere a conoscenza. Ad esempio, nei procedimenti in conferenza di servizi, il SUAP sospende i termini del procedimento e poi li deve riaprire. Quindi non è una cosa così semplice, nel senso che per poter agire in maniera corretta come coordinatore del procedimento è necessario che questo passi per il SUAP. Ciò non toglie che abbiamo ragionato in prospettiva a tendere su un'eventuale diciamo, modifica del sistema che superi in qualche modo la necessità delle notifiche via PEC e venga organizzato un po' come i software di protocollo che utilizzano un po' tutti gli enti in maniera tale da, come dire, essere consultabile in scrivania a seconda delle operazioni che avvengono su quella pratica, e questo sicuramente agevolerebbe anche questo tipo di flussi, perché diciamo anche gli enti e il cittadino si vedrebbe, come dire, la pratica evidenziata in caso di una comunicazione che è avvenuta sulla pratica stessa anche senza ricevere la notifica via PEC. Ma questi sono obiettivi a tendere su cui stiamo chiaramente ragionando. Perché oggi come oggi tutto funziona tramite notifiche, fondamentalmente, per avere l'attenzione su una determinata pratica. Se un utente trasmette nuova documentazione senza che l'ente terzo abbia richiesto integrazioni, il SUAP comunque deve rilasciare una nuova ricevuta o è sufficiente notificare? In questo non cambia niente il fatto che le integrazioni siano spontanee o siano state richieste da altri. Se le integrazioni sono tali da modificare il titolo abilitativo, il SUAP deve rilasciare una nuova ricevuta. Quando un ente terzo usa la funzione richiedi parere ad altro ente, che procedimento si instaura? La risposta dell'ente coinvolto è vincolante o va vista come un suggerimento? Se la risposta è negativa, a chi spetta redigere il 10 bis? L'ente coinvolto può rispondere che, non essendoci modulistica che lo riguarda direttamente, non è di sua competenza? Allora, intanto, la richiesta di parere da ente terzo a ente terzo è una fase, come dire, endoprocedimentale ed è eventuale, perché se non fosse eventuale sarebbe codificata come endoprocedimento e sarebbe il SUAP stesso a trasmettere la pratica all'altro ente. Quindi io la inquadrerei nell'articolo 16 della 241, sostanzialmente, come richiesta di parere da un soggetto a un altro. Se l'ente non risponde, è l'articolo 16 che ci risponde, che ci dice che cosa accade, quindi non nella generalità dei casi l'ente si esprime prescindendo dal parere di chi, del soggetto a cui ha chiesto a sua volta un ulteriore parere. Se la risposta è negativa, chi spetta redigere il 10 bis è all'ente che è titolare dell'endoprocedimento, che rimane titolare dell'endoprocedimento. Il fatto che chieda un parere ad un altro soggetto è una cosa, come dire, interna alle proprie verifiche, ma lui mantiene la titolarità e tutti gli oneri e i doveri anche di quel determinato endoprocedimento. Certo,
Ci sono ancora tantissime domande, però io a questo punto mi fermerei qui. Tutto quello a cui non ho risposto, ma anche quelle a cui ho già risposto, risponderemo per iscritto e le Esatto, ripeto la ritroverete stessa cosa, nella ci pagina sono tantissime del webinar. Sì, e ecco, appunto ci Norina, scriveremo anche in che. chat, le metteremo a disposizione nei prossimi giorni insieme alle risposte sul sito di NTPA e nella pagina dedicata appunto a questo webinar. E naturalmente poi metteremo a disposizione anche la registrazione e le slide utilizzate. Allora, io ringrazio il dottor Baglioni, ringrazio i partecipanti e grazie a tutti e buona giornata. Grazie.